Amici carissimi, ben ritrovati. 14, ore 14, minuto più, minuto meno. Il sabato del calcio, puntata numero 9. Le settimane corrono veloci verso la fine del 2021 e speriamo di lasciarci dietro tutte le cose negative che, ringraziando Dio, sono state tantissime. Voi sapete che questo è un appuntamento prodotto da Teleponte, che va in onda il sabato appunto dalle ore 14 in poi, dove si parla di calcio, ma non solo, anche di varia umanità. E quindi dobbiamo per forza ripartire da alcune situazioni che si sono verificate. Intanto il Teramo Nuovo Corso ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti. Speriamo che il pubblico risponda nella maniera giusta. Il campionato di Serie C si stopperà dal 23 al 30 dicembre come ogni anno, e poi l'anno nuovo si ripartirà anche con alcuni turni infrasettimanali. È stata la settimana che ha portato una bella novità, quella del pareggio del Teramo a Pescara. Vi ricordo, per gli amanti delle statistiche, che Pescara-Teramo, le sfide in riva all'Adriatico, hanno avuto inizio nel 1937. Quello del turno precedente è stato il terzo pareggio. Il primo pareggio fu nella stagione 1940-41, Teramo-Pescara, Pescara-Teramo, chiedo scusa, 0-0, Serie C. L'altro pareggio, che è indimenticabile, 2002-2003, sempre in C1, Pescara-Teramo 3-3. Teramo vinceva 3-0, 3-1, 3-2, 3-3 con ormai famoso autorete di Castelli agli ultimi minuti. Ed infine in Serie C 2021, quest'anno, Pescara-Teramo 1-1, che ha lasciato anche abbastanza nervosismo nel clan pescarese, mentre il Teramo se la gode perché è riuscito a sbloccarsi anche Bernadotto, che giova ricordarlo, attaccante puro al 100% non è, infatti nelle sue precedenti esperienze calcistiche solo nella stagione 2016 riuscì a realizzare la bellezza di 18 reti in 33 presenze in Serie D. Quindi già che si è sbloccato è un buon segno. Se potesse arrivare a doppia cifra sarebbe veramente un bel record per questo calciatore. 24 sono state le reti nel turno precedente, con 4 pareggi, una vittoria esterna del Pontedera con la Viterbese, che continua a cambiare allenatori, ma la situazione non cambia. Il Grosseto affonda sempre di più e il Modena di Tesser aggancia addirittura la seconda posizione. Non solo, ma Attilio Tesser, che è un allenatore di provata fede e di grande esperienza, ha analizzato la situazione che si è venuto a creare nel girone B e ha detto: penso che squadre importanti possano sempre rientrare nel nostro girone, ci sono per esempio indietro l'Entella, il Siena e il Pescara, ma hanno delle qualità per giocarsela fino in fondo. I campionati, ha detto Tesser, sono tutti difficili, nulla è scontato, come può essere invece secondo lui per il Bari nel girone C. Penso che ogni girone sarà combattuto, anche lo stesso girone A. C'è un mercato in mezzo che presto arriverà, che potrà anche cambiare ancora qualche cosa, quindi bisogna stare tranquilli, lavorare e credere in se stessi. Parole che bisogna soltanto sottoscrivere. Chi ha parlato di questo girone? Anche Leonardo Bitetto, che voi sapete è stato chiamato al capezzale calcistico del Nereto, dove finalmente nell'ultimo turno è riuscito a conquistare la prima vittoria. Bene, Bitetto, che conosce molto bene il campionato di Serie C, ha detto che le sorprese sono sempre dietro l'angolo e certamente non ci si annoia. È vero, avevano detto il girone B sarà una passeggiata per le squadre che vi potranno partecipare, invece non è così, perché è un girone abbastanza combattuto dove ogni 7 giorni c'è un ribaltone. C'è un'altra situazione che merita di essere portata in pubblico, ed è quella della Fermana, che con il nuovo allenatore Riolfo, che tutti quanti ricordano perché allenava il Savona nell'anno famoso, bene, 3 vittorie nelle ultime 4 partite, quindi Riolfo è riuscito a dare una importante svolta alla squadra. E per quanto riguarda il Cesena c'è una notizia di calciomercato, perché parrebbe che il Cesena abbia inviato propri osservatori per monitorare la prestazione di un giovane calciatore che si chiama Jacopo Domizzi, classe 2003,
e che si sta mettendo in luce nella squadra del Pineto. Il Cesena avrebbe puntato gli occhi su questo calciatore, ma ci sarebbe anche la concorrenza del Cittadella, che è interessato ad ingaggiare questo Jacopo Domizzi, del quale si parla molto ma molto bene. Un'altra situazione, volevo dirvi che la Viterbese, dopo questi ribaltoni in panchina, è ancora all'ultimo posto in classifica con 7 punti. Bene, il presidente del Viterbese ha annunciato non solo il silenzio stampa, ma ha detto anche che allontanerà, nel caso fosse possibile, tutti quei calciatori che non dovessero credere al progetto salvezza. Come dire, chi non crede, chi si estranea della lotta è un gran con quel che segue, quindi chi vuole combattere resterà, chi non vuole combattere potrà anche abbandonare il nostro glorioso club. Che succede? Che ci sono delle situazioni nelle quali bisogna insomma intervenire, e il presidente, che si chiama Marco Arturo Romano, ha preso questa presa di posizione. Il bisticcio di parole è comprensibile. Voi sapete che si parla anche del problema Catania, dove ci dovrebbe essere la sentenza di una penalizzazione di 4-6 punti, situazione economica drammatica, però il Catania si è affidato alla difesa dell'avvocato Mattia Grassani, che i tifosi del Teramo ricordano molto bene, perché fu quello che curò la situazione relativa all'anno del Savona-Teramo dell'Ascoli, e grazie alla sua partecipazione nella tutela dell'Ascoli Calcio, l'Ascoli poi riuscì a strappare al Teramo la promozione che il Teramo aveva comunque conquistato sul campo. Bene, Grassani, a proposito di questa situazione economica del Catania, ha detto: credo che ci siano delle situazioni compatibili affinché il calcio Catania non venga cancellato dal calcio professionistico, perché si corre questo rischio, a condizione che il Tribunale autorizzi l'esercizio provvisorio, ha detto l'avvocato, consentendo dunque al Catania fallito di portare avanti la sua mission continuando a giocare il campionato di Serie C. Doveva esserci la sentenza proprio qualche giorno fa, invece slitterà nel mese di dicembre. Che succede? Che il già citato Modena di Tesser è riuscito a rosicchiare ben 6 punti alla capolista reggiana, e quindi il Modena cala sul vertice del girone la sua grossa candidatura per un probabile vittoria finale. Vi ricordo anche che la settimana prossima ci saranno le gare dei quarti di finale di Coppa Italia. Il Teramo giocherà ospitando il Sud Tirol alle ore 17:30, quindi 24 novembre. Le altre gare in programma sono Padova Viterbese ore 15, Fideli Sandria Piacenza ore 14:30, Albino Leffe Catanzaro ore 14:30. Che cosa aggiungere? Ancora che è un campionato dove ci sono delle situazioni abbastanza delicate da affrontare e sulle quali bisogna continuare a riflettere, perché il calcio in questo periodo sta subendo nutriti attacchi, perché c'è un gioco, il rinnovo delle poltrone nella prossima assemblea nazionale, per cui ne vedremo e ne leggeremo di cotte e forse anche di crude. Giuseppe Bragalenti era latitante, l'abbiamo intercettato, fatto arrestare grazie ai servizi segreti, perché abbiamo scoperto, non lo sapevamo, ce l'hanno detto da alcuni giorni, che il capo dei talebani. Ti ritieni capo dei talebani, Presidente? No, capo dei talebani assolutamente no, non mi ritengo capo in generale, men che meno dei talebani. Sono diciamo la presidenza del Club Bianco Rosso, che è uno dei gruppi storici del tifo della Teramo Calcio, un'associazione di 50 anni che cerca di dare il meglio di sé al fianco della Teramo Calcio.
Talebano è veramente un'affermazione molto forte, sicuramente uscita dalla bocca di chi non sa nemmeno cosa significhi quella parola. Nel 1971, nel salone della Fratellanza Artigiana, io avevo i calzoni corti, ma già il peso era eccessivo. Partecipai alle prime riunioni per la fondazione Club Biancorosso, dove c'era il primo presidente Ferri, il vigile Marcello Cialone, c'erano i fratelli Presanti, che ancora oggi sono parte attiva del calcio organizzato, e quindi conosco un po' tutto l'iter di questo club. Ma la domanda è insita in questo mio discorso iniziale: tutte le presidenze, al di là dei nomi, perché non ce ne frega più di tanto, hanno avuto una durata media di 10 anni circa, anno più anno meno. Come mai l'ultima gestione non è riuscita nemmeno ad arrivare a 3 anni? Cosa è mancato secondo te? Ma innanzitutto è mancata la competenza iniziale, quella diciamo è una condizione, io ritengo, fondamentale per fare calcio, soprattutto questo tipo di calcio. Perché o hai le competenze o hai l'umiltà di poter scegliere delle persone giuste e seguire i loro percorsi. Quindi il calcio di oggi è molto difficile, non è facile, è un'industria a tutti gli effetti, un'industria anomala ovviamente, un'industria che deve tra virgolette adattarsi ad una passione popolare. La passione popolare è fatta di sentimenti, quindi i sentimenti generano delle situazioni particolari che un bravo presidente deve saper amalgamare, gestire e trasformare da situazioni di difficoltà in situazioni di vantaggio, in questo senso. Io non voglio metterti in imbarazzo perché non è il caso, ma ricordo che 2 anni e mezzo fa, quando ci fu questo nuovo arrivo alla dirigenza, vi spellaste le mani in applausi, in partecipazione, tutti quanti, voi, noi, ci siamo illusi che poteva veramente avere inizio la nuova stagione, una nuova primavera biancorossa. Poi però le cose non sono andate bene, dopo la primavera è arrivato subito l'autunno e sono cadute le foglie, o no? Sì, diciamo che il percorso è stato quello che tu hai perfettamente illustrato. Ovviamente non rinneghiamo niente di quello che abbiamo fatto, perché come tifosi e come club biancorosso ovviamente le porte sono sempre aperte per chi vuol far del bene alla Teramo Calcio. Le premesse con questa figura presidenziale erano ottime e quindi non c'era alcun motivo per dubitarne, anche perché finalmente dopo tanti anni avevamo un presidente teramano, di Teramo città intendo, perché io anche Campitelli ho sempre considerato un presidente teramano, quindi diciamo ecco una figura di Teramo città che pensavamo almeno dalle parole potesse dare tanto a questa realtà. Così non è stato e quindi diciamo noi ci siamo attenuti ai fatti sia all'inizio che alla fine. Alla fine i fatti hanno parlato veramente di una, credo, delle peggiori presidenze a livello di gestione, ma non parlo di gestione economica, parlo di gestione generale, anche perché fare male in 2 anni anche a livello economico era un po' difficile, quindi diciamo ecco, per fortuna è finita, quindi speriamo che questo nuovo corso possa regalarci quelle soddisfazioni che questa figura non è stata in grado di assolutamente darci. Senti, io ho notato, ma forse l'hanno notato in tanti, che non avete ancora preso una posizione su questo nuovo ingresso, su questa cessione di quote, nel senso che avete dato l'impressione di stare alla finestra, forse perché scottati dalla precedente situazione, oppure volete prima osservare per evitare di ricadere negli stessi errori forse commessi? No, allora ribadisco che quello che abbiamo fatto per noi non è considerato assolutamente un errore, rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto senza rinnegare nulla, non siamo alla finestra. Diciamo che il modus operandi di questa nuova figura ha imposto determinati modi di approccio. Noi già ci siamo incontrati con questo gruppo dirigente, abbiamo fatto una bella chiacchierata nella nostra sede di circa 1 ora e mezza, dove abbiamo avuto modo di conoscerci. Noi abbiamo conosciuto loro e loro hanno conosciuto noi. Abbiamo un attimino illustrato
quello che è Teramo, quello che in qualche modo questa piazza può offrire, e quindi diciamo per noi quello è stato importante. Il saluto pubblico lo faremo in occasione della distribuzione del nostro calendario, il famoso calendario delle gare del Club Biancorosso, dove in seconda pagina c'è una lettera firmata da me, ma comunque a nome dell'intero direttivo, dove diamo il benvenuto e il buon lavoro a questa nuova proprietà. Si è passati, caro Presidente, da un divieto su tutto: divieto di entrare, divieto di assistere, divieto di parlare, divieto di fare domande, divieto di partecipare, divieto di rilasciare ai tesserati interviste. All'improvviso scatta il secondo tempo, Tana libera tutti, si può tornare al campo seguendo le prescrizioni, si può andare in sala stampa, si possono fare le domande in diretta. Voglio dire, è normale questa situazione, perché adesso ci meravigliamo se si è tornati a fare calcio come una volta? Forse era sbagliato fare calcio come ci hanno costretto a farlo per 2 anni e mezzo. No, non è sbagliato quello che si fa adesso. Anomalo era quello che si faceva prima, un fuori contesto completo, cioè è quello che dicevo prima, cioè una figura presidenziale che non ha mai, a mio avviso, avuto la percezione di dove si trovasse, una figura presidenziale che non è mai riuscita a entrare nel cuore della gente, una figura presidenziale che ha sempre, diciamo, ogni azione è stata mossa, almeno da quello che ho avuto io modo di apprendere, da rancori, e fare calcio con i rancori sia la cosa più sbagliata del mondo. Infatti, diciamo, i fatti gli hanno dato torto in maniera, diciamo, anche imbarazzante, perché io ripeto, essere ricordato come una delle peggiori figure presidenziali non credo faccia bene a tutti. Senti, l'impressione che si ricava seguendo dalla finestra come si sta muovendo il nuovo gruppo è come se avessero studiato la situazione, cioè hanno chiesto probabilmente cosa era accaduto negli anni precedenti e non hanno fatto altro che premere sull'acceleratore, cioè si fanno vedere in giro, parlano con tutti, fanno le passerelle, fra virgolette, in tutte le televisioni, rilasciano interviste, quindi voglio dire, non dico che stanno facendo una mandragata, ma è facile riaprire il cuore del tifoso facendosi vedere in ogni occasione, no? Beh, diciamo che sì, non era difficile, parliamoci chiaro, fare meglio del precedente sotto questo punto di vista, quindi sicuramente si sono mossi in maniera molto intelligente, e questo che ci fa ben sperare, insomma, che abbiamo a che fare con un gruppo importante, un gruppo capace di fare calcio, capace di entrare nel cuore della gente, e ogni mossa che loro, da quello che ho visto, hanno fatto fino ad oggi è stata una mossa intelligente, mosse mirate a recuperare quello che si era perso in 2 anni e mezzo. Presidente, con questo nuovo corso è auspicabile che la città decida di riappropriarsi dello stadio Bonolis, secondo te? Sì, ci sono tutte le condizioni. In effetti negli ultimi tempi, un po' complice il Covid che aveva interdetto l'ingresso allo stadio, quindi vedere le partite dal vivo rimane sempre comunque il miglior viatico per generare emozioni, perché da casa rimane sempre difficile. E poi tutto il contesto di cui parlavamo prima, quindi in effetti adesso ci sono tutte le condizioni per far sì che questa situazione possa svilupparsi in maniera positiva. Io me lo auguro, le premesse già ci sono, la trasferta di Pescara, se vogliamo parlare dell'ultimo evento, ha garantito comunque in certo senso un riavvicinamento importante anche per le partite in trasferta. Sono convinto che domani con l'Olbia sarà una partita dove sarà tanta gente, anche complice, diciamo, la politica societaria che ha invitato, diciamo, tante situazioni cittadine a presenziare, quindi io sono fiducioso. Senti, è chiaro che questa squadra, che in ogni caso è stata varata dall'ex presidente, questo va detto per onore della verità, insomma, no? L'ha voluta lui così, però è una squadra che al di là del buon pareggio conquistato all'Adriatico è ancora nella zona, nella famosa zona rossa, e non soltanto perché questo benedetto, maledetto Covid ci sta veramente attanagliando. Ritieni che sia necessario intervenire su una campagna
di rafforzamento, cioè una campagna correttiva. Noi come club siamo soliti non entrare negli aspetti tecnici, no? Il nostro compito è quello ovviamente di sostenere la squadra e di far diventare i giocatori che sono a Teramo i migliori del mondo. Ovviamente in base adesso, sulla base di questo nuovo cambio societario, l'ambizione di questa nuova proprietà, è ovvio che c'è necessità, se si vuole fare un certo tipo di campionato, di intervenire in maniera, diciamo, mirata per cercare di colmare quelle lacune, non tantissime lacune che ci sono, perché comunque la squadra rimane una buona squadra, per poter, ecco, anche creare una base, un'ossatura per il prossimo anno. Quindi sicuramente la società interverrà nel miglior modo, ma già dalle dichiarazioni pubbliche del presidente e dell'altro figura del gruppo dirigente, insomma, si è capito che interverranno in maniera importante. Secondo te il calcio è ancora passione o è affari? Il calcio rimane passione, però il calcio moderno è anche e soprattutto affare che ovviamente serve per creare uno spettacolo importante. Ovviamente è uno spettacolo che va al passo con i tempi. La passione dei tifosi rimane sempre quella, dal 1913 ad oggi non credo sia cambiata. Quello che è cambiato è proprio, sono gli attori che generano questo spettacolo, e che è giusto che in un contesto simile nel 2021 ci si guardi anche a un approccio a livello di gestione di società sportiva calcistica a livello, diciamo, manageriale. Quindi è anche questo importante. Io credo che sia fondamentale se vogliamo mantenere il calcio professionistico a Teramo, adesso nella fattispecie stiamo parlando di Teramo, credo che sia necessario un binomio tra azienda calcio e calcio passionale, che è quello, diciamo, deputato ai tifosi. Senti, l'obiettivo dichiarato di questa squadra è quella di conquistare una onorevole salvezza. Al momento noi siamo ancora nella zona bassa, quindi occorrerebbe veramente un salto di qualità andando a recuperare quei pesantissimi punti persi in casa. La quota salvezza credo che si sia alzata ancora di più, perché è un girone B molto livellato. In vetta ci sono quelle squadre che erano partite rispettando il pronostico, quindi che cosa prevedi tu? Che si riuscirà a salvarsi in maniera onorevole prima del tempo, o ci sarà ancora da soffrire, visto il livello delle altre squadre, perché tolta la Viterbese stanno tutte lì, sia in alto che in basso? Allora, la situazione attuale ci sarà da soffrire, ma non tanto perché per la poca forza del Teramo, perché ripeto, comunque io la ritengo una buona squadra, questa fatta di buoni giocatori che giocano molto bene, quindi con un grande allenatore in panchina. Ovviamente la possibilità di salvezza con innesti piccoli, non bisogna stravolgerla questa squadra, bisogna trovare i giocatori giusti da collocare al posto giusto. Credo che possa fare non un campionato di salvezza, un campionato onorevole, non dico arrivare ai playoff, perché poi bisogna anche vedere la qualità degli innesti, ciò che si trova a gennaio, perché il mercato di gennaio è un mercato di riparazione molto complesso. Quindi bisogna, ecco, capire bene quali sono le figure, diciamo, disponibili tra virgolette sul mercato e intervenire e puntellare la squadra. Comunque io sono molto fiducioso. Io ho parlato di un nuovo 25 aprile, ma non politico, calcistico, perché era necessario realizzare una bonifica nei rapporti, nel modo di proporsi calcisticamente, perché il calcio in una città di provincia come Teramo è essenziale. Ecco, allora la domanda che scatta spontanea è questa: tra i tuoi iscritti qual è stato il pensiero dominante all'arrivo di questo nuovo gruppo che ha proceduto all'acquisto o a rilevare il pacchetto azionario del Teramo? Cioè, il pensiero dominante, il primo pensiero qual è stato dei tuoi soci? Il pensiero dominante è stato quello: per fortuna è finito. Lo dico proprio in tutta sincerità, l'ho sempre detto e lo ribadisco,
è stato veramente un periodo molto difficile, perché vuoi non vuoi questi rapporti hanno comunque generato una situazione di malessere interiore nel tifoso, perché una gestione veramente, una distanza talmente incolmabile che per il club biancorosso è diventato anche difficile, perché il club biancorosso storicamente è un'associazione al fianco della Termocalcio nel bene e nel male. In questo caso c'è stato veramente molto difficile stare al fianco, ci siamo dovuti distaccare per forza di cose. Per noi è stato difficile appendere uno striscione allo stadio, per noi è stato difficile consegnare la targa del miglior giocatore a Simone Santoro, per noi è stato difficile tutto quanto è stato difficile da un certo momento in poi, quindi ostacoli su ostacoli. Per fortuna è finita il 25 aprile, anche per noi calcistico importante, e confidiamo veramente di riapprovarci di quella nostra diciamo missione, che è anche una missione statutaria, di aiutare la Teramo Calcio nei momenti di difficoltà, sportive e anche societarie, però sempre insieme. Si può dire che questo nuovo gruppo è riuscito ad abbattere un muro di Berlino a Teramo calcistico? Posso dire di sì, perché ripeto, avendoli incontrati, una bellissima chiacchierata che abbiamo fatto, ho percepito veramente la disponibilità di queste persone, la competenza, sicuramente avranno tante cose da fare e faranno, poi i risultati purtroppo sono quelli che genererà il campo, ma su quelli noi non mettiamo becco, noi saremo al fianco di questa società, di tutte le società che vorranno far bene. Poi i risultati del campo saremo anche noi tifosi a doverli portare verso un discorso positivo. Il Teramo quindi riparte con una nuova gestione societaria. Credi che sia giusto riaprire i contatti con le società teramane che fanno settore giovanile? Perché anche lì è stato eretto un muro alto e invalicabile, cioè Teramo non deve tornare secondo te ad essere il volano di tutte queste società cosiddette minori, ma minori non sono. Assolutamente, è stato questo uno degli argomenti, forse l'argomento principale che abbiamo toccato in occasione dell'incontro con la nuova società. Ci siamo raccomandati affinché il Teramo diventasse quello che noi auspichiamo da tempo, cioè la chioccia di tutte le società sportive della nostra provincia, perché veramente sia in città che in provincia ci sono delle realtà importantissime a livello di scuola calcio, e il Teramo deve essere il punto di riferimento di questi bambini. Questi bambini devono avere come iniziale obiettivo quello di vestire la maglia della Teramo Calcio. La Teramo Calcio non deve essere un concorrente per le scuole calcio della nostra provincia e della nostra città, ma deve essere il punto di riferimento, deve essere la chioccia e deve essere a disposizione di queste realtà che vivono di questo. Quindi la Teramo Calcio deve fare la Teramo Calcio, deve fare finalmente la prima realtà professionistica della nostra regione, a pari merito con Pescara, però oggi è la prima e si deve comportare da tale. Non c'è, secondo te, non abbiamo messo troppa carne a cuocere, cioè troppe ambizioni, troppe situazioni, non rischiamo veramente di bruciare tutto? Ma non credo che stiamo mettendo troppa carne al fuoco, diciamo che nella padella non c'era niente fino ad oggi, quindi dobbiamo provare a riempirla in qualche modo, perché fare calcio, come dicevamo, a livello professionistico impone delle scelte importanti e impone dei programmi seri e impone delle strategie fondamentali per chi vuole crescere. Se vogliamo crescere, visto che abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, perché Teramo nel 2015, per tutti, ma noi lo sapevamo già, ha dimostrato di essere pronta per certi palcoscenici, di essere pronta, ha solo bisogno di qualcuno che organizzi in maniera intelligente questo percorso di crescita. Senti, facciamo una previsione a breve termine, quali secondo te potrebbero essere i primi obiettivi da centrare per questa nuova gestione, cioè le prime cose
secondo te primarie in un panorama dove ci sono tante cose, tanti edifici da ricostruire, edifici calcistici ovviamente? Credo che la cosa più importante siano le fondamenta adesso, siano le fondamenta perché, come ho detto anche a loro, ci interessa un percorso di crescita che abbia delle basi solide, perché non neghiamo che la Serie B sia un sogno per tutti noi, un sogno da andarsi a riprendere in un certo senso, però vorremmo che questo sogno abbia delle basi. Non vogliamo andare in Serie B per un anno e mezzo e poi scomparire. Noi vogliamo che si creino delle condizioni importanti affinché questo progetto calcio a Teramo abbia un tempo molto molto lungo. Si può tornare a urlare finalmente Forza Teramo? Ma si deve, lo si è sempre fatto, lo abbiamo fatto nei momenti di difficoltà, lo abbiamo fatto in tutte le situazioni. Il Forza Teramo non deve essere vincolato alla figura presidenziale. Il Forza Teramo, bisogna dirlo, nel momento in cui vediamo 11 giocatori scendere in campo con la nostra maglia, con la nostra casacca del fuore, deve essere spontaneo il Forza Teramo, non dipende da altre situazioni. Da altre situazioni dipende poi, diciamo, la collaborazione, l'aiuto, il coinvolgimento, però il Forza Teramo è alla base di tutto. In qualsiasi categoria lo abbiamo fatto in promozione molto molto bene e lo abbiamo fatto alle soglie della Serie B, quindi su questo non ho assolutamente dubbio. Teramo ama la sua squadra e la dimostrazione ne è stata il grande entusiasmo con il quale è stato accolto questo nuovo gruppo di dirigenti. Volevo anche ricordarvi che non cambia il sistema di gestione anche nel campionato di Serie D, perché per esempio il campionato di Serie D ha riservato una sorpresa amara al Notaresco, che è stato bloccato in queste ultime settimane dal virus. Bene, nella metà settimana il Notaresco è tornato finalmente in campo a San Benedetto per disputare la gara di Coppa Italia. La squadra di Massimo Epifani aveva chiuso la gara normale sul punteggio di 1-1, ma ahimè ai calci di rigore, la famosa lotteria, non ha avuto fortuna perché il risultato finale è stato di 6-5 a favore dei marchigiani. E il calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare la storia del Notaresco è stato calciato da Gallo, che però si è fatto parare dall'estremo difensore della Samb, 6-5 il finale, per cui l'unica squadra abruzzese teramana che continua la sua avventura nel calcio di Coppa Italia è il Castelnuovo, che affronterà il Cinzia al Balonga nella settimana prossima. Che cosa aggiungere in questo campionato che leggerà la decima giornata? Che 18 sono state le reti nel turno precedente, una sola vittoria esterna tra Trastevere a Castelnuovo, due pareggi. La Vastese è tornata alla vittoria dopo, in casa ovviamente, dopo un lungo digiuno, e vince questa gara importantissima. Si sblocca finalmente il Nereto del citato Leonardo Bitetto, che nello scontro salvezza con il Casertano trova tre punti che sono pesantissimi. Il Fiuggi, del gruppo che ha rilevato la maggioranza del Teramo, balbetta, Trastevere allunga in vetta, la Samb non ingrana ancora, e ancora un pareggio per il Chieti. Il Pineto sbatte a Porto d'Ascoli, che scala la classifica. In vetta, ahimè, si parla romano con Trastevere, Fiuggi e Marchigiano, Recanatese e Porto d'Ascoli. Le abruzzesi teramane sono immediatamente dopo. Per cui la classifica vede il Trastevere a 21 punti, il Fiuggi 19, le due marchigiane Recanatese e Porto d'Ascoli 17, poi troviamo il Pineto a 16 punti. Notaresco due gare in meno, Castelnuovo, Recanatese, Castelfidardo e Matese una gara in meno. Casertano due punti, ultimo, penultimo, il Nereto a 5 punti. Bene, cosa aggiungere? Che il campionato leggerà la giornata numero 10, dove il tabellone offre veramente incontri importanti di cartello, come ormai si sta ripetendo da alcune settimane. Bene, allora, Fiuggi, Nereto, Fiuggi 19 punti, Nereto 5. L'arbitro è Robby Lotta di Sala Consilina. Alto Casertano 2, Fano 8, Agostoni di Milano, Monte Giorgio Liesi, Castelfidardo 13, Marco Ferrara di Roma 2, P-
Spineto 16, Vastese 10, Grieco di Ascoli Piceno, Recanatese 17, Vasto Girardi 9, Drigo di Porto Gruaro, San Nicolò 13, Castelnuovo 13, Mozzo di Padova, San Bettese 7, Chieti 10, Vailati di Crema, Tolentino 12, Matese 13, Gallo di Castellammare di Stabia, Trastevere 21, Porto d'Ascoli 17, Giaquinto di Parma. Dirvi che San Nicolò Castelnuovo è un derby importante, quasi come quello Pineto, fra Pineto e Vastese, mentre c'è il Trastevere che gioca a Porto d'Ascoli, dove potrebbe trovare alcune insidie calcistiche e dire poco. Quindi è una giornata, la decima, come vi ho già detto, che potrebbe veramente portare a numerose soluzioni che possono anche dare un altro sguardo alla classifica generale. Sorprende questo momento negativo, ma non brillantissimo, del Fiuggi, che ci aveva abituato ad un cammino importante e deciso, mentre il Porto d'Ascoli, primo delle, insieme alle Recanatese e delle Marchigiane, si sta ben comportando. Vi ho detto che c'è questo affanno della San Bettese ancora a 7 punti, per cui insomma bisognerà veramente vedere cosa ci riserverà questo campionato. Poi ci sono i recuperi che il Notaresco dovrà disputare, che andranno certamente a rendere più faticoso il lavoro di Massimo Epifani, che deve cercare di smorzare in maniera definitiva tutti i dissapori, diciamoli, definiamoli così, calcistici, che si addensano in riferimento soprattutto alle gare casalinghe della sua squadra. Quindi è una giornata diciamo interlocutoria, ma che potrebbe mettere alcune sentenze anch'esse importanti. Volevo anche aggiungere un'altra cosa, se l'aiuto mi assiste l'aiuto, che è questo qua, cioè che questa situazione di calcistica al vertice la ritroviamo anche nel campionato di eccellenza. Perché vi dico questo? Perché in eccellenza pareva tutto fatto, tutto deciso, tutto stabilito, e invece che succede? Che l'Avezzano, zitto zitto, si sta prendendo e consolidando in prima posizione. L'impresa dell'Avezzano ha qualcosa di straordinario, perché pensate che a Montesilvano la squadra marsicana allenata da Tonino Torti perdeva 2-0, e sapete com'è finita? 4-2, nel senso che nel corso della ripresa è riuscito, anzi 2-3 per la esattezza, non 4-2, 2-3, è riuscito a ribaltare una situazione assai negativa. Si consolida in vetta con 28 punti, quando la sorprendente Giulianova sta a 26 con 2 punti di ritardo. È importante questo brillante campionato di Giulianova, perché un dirigente, uno dei più importanti dell'Aquila Calcio, dopo aver assistito al derby Aquila-Giulianova terminato a reti bianche, quindi 0-0, ha detto nella consueta conferenza stampa del dopogara: non servono tanti milioni di euro per vincere un campionato, riferendosi al Giulianova, ma basta un progetto ambizioso e soprattutto largo ai giovani, perché questo Giulianova sta veramente comportandosi assai bene con una banda di ragazzini. Bene, l'Aquila Giulianova, vi dicevo, finisce in parità, gli aquilani pare accusare il passo e vedono che la lepre marsicana si allontana sempre di più. 4 sono, ahimè, i punti di distacco. Bene il Lanciano di Stefano Bellea, la quarta vittoria consecutiva, l'Alba Adriatica in trasferta blinda anch'essa alla conquista di una preziosa vittoria, lo Spoltore pirotecnico, altro stop del Cupello, che ha collezionato 4 sconfitte quando questa squadra ci ha fatto spellare le mani per gli applausi, perché aveva iniziato il campionato di eccellenza a spron battuto e a spron di grandi vittorie. Poi all'improvviso questo giocattolo si è rotto e non viaggia il Cupello come l'inizio di campionato. Colpi di Sambucetto e Casalbordino che finalmente riesce a muovere la propria classifica dopo numerosi ribaltoni in classifica. Le reti del turno precedente sono state 25, 4 vittorie esterne e 2 pareggi.
Ultimo in classifica, questo Villa con solo 2 punti, ma la società ha detto che non procederà a ribaltoni in panchina. Al penultimo posto il Penne con 8 punti. Una notizia di calciomercato ve la devo dare. Voi sapete che l'Aquila si è allontanata, fra virgolette, cioè ha risolto consensualmente il contratto con Cosimo Palumbo. Questa separazione consensuale potrebbe far pensare che l'Aquila avrebbe bisogno di rituffarsi nel mercato di calcio di riparazione, ma dipenderà, ahimè, molto dalla situazione in classifica, dove 24 sono i punti dell'Aquila contro i 28 dell'Avezzano. Si dice che questo signor Palumbo potrebbe essere il rafforzo che Stefano Bellè aspetta a Lanciano. Io ho seguito da lontano alcune interviste che sono state rilasciate dai dirigenti del Lanciano, i quali hanno detto la nostra risalita verso l'alta classifica è appena iniziata, perché vogliamo ritagliarci un nostro spazio immediatamente dopo la capolista. E hanno ricordato i dirigenti che il Lanciano è partito con grande ritardo, una squadra che viene adesso completata man mano che si sta andando avanti. Finalmente l'impianto, il Biondi, è stato riaperto, quindi i tifosi frentani hanno l'occasione di poter assistere dal vivo alle gare di questo Lanciano che appare trasformato. Nonostante al suo capezzale calcistico si siano alternati 2 o 3 allenatori, i quali poi hanno deciso di non dare seguito a questa avventura calcistica perché secondo loro non c'erano i presupposti. È arrivato questo giovane allenatore Stefano Bellè, che lo ricordo ha militato anche nel Teramo, si è messo a testa bassa a lavorare e i risultati stanno venendo. Lanciano e Alberti 21 punti contro i 28 della capolista, ma mentre l'Avezzano è un club che ha speso, grazie all'intervento economico del suo presidente, il dinamico avvocato Gianni Palisi, il Lanciano, lo ricordate, viene diretto attraverso internet dal presidente che risiede in America, però il quale ci ha tenuto a ribadire che nello stop natalizio fino al 30 dicembre verrà a Lanciano e incontrerà i tifosi per liberare l'orizzonte rossonero di tutti eventuali punti interrogativi che attanagliano il cammino di questo Lanciano, che nelle ultime stagioni veramente ne ha fatto vedere di cotte e di crudi. Finalmente, ma tocchiamo ferro, pare che la situazione si sia tranquillizzata e i risultati, ovviamente, quando c'è tranquillità, sono sotto gli occhi di tutti. Bene, la giornata è la 13ª e anche qui ci sono delle partite assai importanti. Una di queste è Avezzano-Penne, 28 contro 8 punti, poi c'è un Casalbordino-Aquila, 9 punti contro 24. Ormai diciamo che gli osservatori seguono con particolare attenzione quello che sta accadendo all'Aquila, perché ci sono state anche dimissioni da parte di dirigenti del settore tecnico, perché probabilmente il campionato che sta andando non soddisfa gli attuali dirigenti. C'è un po' di nervosismo, la squadra non vince, qualcuno ha anche spifferato, ma è una notizia che pende come sempre fra il vero e il verosimile, che l'allenatore potrebbe avere vita difficile sulla panchina della squadra del capoluogo regionale della Abruzzese, ma è una situazione che comunque va tenuta sotto attento controllo e vedremo come essa stessa svilupperà. C'è l'Anziano Spoltore, 21 contro 20 punti, Pontevomano Villa, che è una partita di bassa classifica, dove il Pontevomano ha veramente la possibilità di compiere un bel balzo in avanti. Comunque le gare in programma sono le seguenti: Alba Adriatica Cupello, 21 punti contro i 22, Cupello che deve dare una svolta al suo campionato perché le ultime 4 gare sono state altrettante sconfitte. La direzione arbitrale è stata affidata a Esposito di Pescara. Avezzano 28 punti, Penne 8 di Florio di Lanciano. Casalbordino L'Aquila 9 punti contro 24, Gagliardi di San Benedetto del Tronto. Giulianova Capistrello, 26 punti Giulianova, 17 Capistrello, Sciuba di Pescara. Bella gara anche per i giallorossi,
che veramente stanno sovvertendo ogni pronostico disputando un onorevole torneo di eccellenza. Il Delfino Pescara ha 18 punti, Bacigalupo 16, Arnese di Teramo, Lanciano Spoltore 21-20 punti, arbitra un giovane di colore molto bravo, seguitolo. Pontevomano 9 punti, Villa 2, Nairani di Firenze, Renato Curiangolana 12 punti, Montesilvano 15, Marchetti dell'Aquila, San Buceto Torrese 14 punti, San Buceto 23, la Torrese che è Carluccio dell'Aquila. Anche la Torrese è la partita bene, attualmente ha 23 punti contro i 28 del Battistrada Avezzano. C'è stato qualche momento di balbettio nella Torrese perché non è passa e più brillante formazione che aveva richiamato l'attenzione di tutti all'inizio di campionato. Qualcuno dice ma fra campionato e turni infrasettimanali non c'è la possibilità di recuperare, parliamo di dilettanti, giovani calciatori che prima vanno a lavorare, consumano un frugale pasto e poi vanno a allenarsi e quindi non c'è veramente il tempo del recupero, della preparazione della partita successiva. In un campionato che certamente è brillantissimo, in questo campionato ci sono state un po' di polemiche relative ai diritti TV, che adesso pare che la situazione sia stata ricomposta, almeno da quello che traspare da un documento stampa che è stato emesso dallo stesso comitato regionale, dove attorno a un tavolo si è seduto anche il presidente della Torrese, che era uno di quelli più battaglieri perché il famoso bando relativo alla ripresa delle gare di eccellenza, secondo il presidente della Torrese, non avrebbe accontentato tutte le società. Pare invece che adesso ci sia una pax calcistica, per cui insomma non dovremo sentir più riparlare di questa situazione dai risvolti abbastanza polemici. Vi dicevo che è un campionato nel quale veramente ci sono risultati a sorpresa, dove c'è un cannoniere, Dos Santos, che sta facendo le fortune dell'Avezzano. Una squadra, questa Avezzano, io vi avevo detto che puntavo sulla squadra marsicana non soltanto perché conosco molto bene Tonino Torti, che ha avuto anche la fortuna di allenare dalle nostre parti a San Nicolò, ma perché è una squadra veramente completa e ha un grande, grande carattere. Intanto va avanti anche la campagna rafforzamento dirigenziale che l'avvocato Paris ha varato ad Avezzano, perché intende allargare la base societaria con quelle personalità economiche che però hanno intenzione di abbracciare il progetto Neroverde. Diciamolo a denti stretti, l'Avezzano meriterebbe una posizione diversa, anche perché è stata costretta a retrocedere, fra virgolette, dal Covid, e quindi meriterebbe veramente una situazione calcistica diversa. Ha un bacino di pubblico notevole, è un club dal passato glorioso. Noi abbiamo visto giocare con l'Avezzano che aveva il marchio Tonini del gruppo Malavolta, anche Pino Tortora, che è rimasto nella memoria del tifoso teramano. Bene, vi invito quindi a seguire le gare di questo torneo di eccellenza, che riserveranno sicuramente delle sorprese clamorose. Come consuetudine del sabato del calcio, ci piace concludere con delle frasi che estrapolo da alcuni libri, da alcune pubblicazioni non recenti ma datate. Quella che vi leggerò fra poco l'ha scritta Peter Ferdinand Drucker, che è nato a Vienna ed è morto in Francia nel 2005 ed è stato un economista e saggista austriaco che però ha preso poi la cittadinanza degli USA statunitense. Bene, allora questo saggista in una sua opera, un suo libro, ha scritto: tentare di prevedere il futuro è come cercare di guidare in una strada di campagna di notte, senza luci e con lo sguardo fisso allo specchietto retrovisore. Bene, con questa massima, egregi amici, si conclude qui l'appuntamento numero 9 col sabato del calcio, una produzione di Teleponte che va in onda appunto il sabato dalle ore 14, minuto più, minuto meno. L'appuntamento è fra 7 giorni, godetevi queste presunte giornate di sole che allieteranno il nostro fine settimana, perché noi, ringraziando Dio, di acqua ne abbiamo già avuta tanta. Buona fin settimana a tutti voi.